risposte su quello no. Che ci fai vedere al touch. Allora, facciamo vedere un po' al touch. Andiamo sì. a vedere come si è sviluppata la partita proprio oggi. Lo facciamo anche col nostro touchscreen. Vediamo già gli schieramenti, perché il Catania ha proposto la solita linea 4 di difesa con Izco, Le Grottaglie, Rolin e Biraghi. Poi avevamo davanti alla difesa Taxidis, con poi le due mezzali che erano Plasil e Almiron, che erano le classiche mezzala sinistra e destra, e poi due attaccanti a supporto di Berghessio, che erano Barrientos a destra e Castro a sinistra, che hanno fatto molto bene anche la fase di non possesso, perché hanno ripiegato sempre molto ma molto bene. Guardate qui, questo era lo sviluppo, guardate come Izco e Barrientos non si sono mai mollati, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, anche se Izco non poteva spingere come sa. Però è stato molto importante anche l'inserimento sempre di Plasil nei corridoi che lasciava proprio Barrientos quando andava a prendere palla anche spalle alla porta, perché si girava e poi andava a sventagliare. Però era anche molto, molto importante poi gli inserimenti di Almiron, così come anche gli inserimenti in ampiezza che cercava di dare sempre Castro per cercare di sfruttare tutto il fronte d'attacco. Se andiamo a vedere poi il Catania mandava sempre Plasil in pressione alta, era lui la mezzala che usciva, quindi un Catania che è tornato un po' anche all'antico sulla pressione. Plasil usciva e Catania, come ti dicevo prima, in fase di non possesso, guarda come si manteneva con Castro, sì. Almiron, Taxidis e Barrientos in fase di non possesso, quasi un 4-4-1-1 certe volte quando il Chievo attaccava. Questa è un'azione molto ma molto importante, che fa capire tanto come il Catania ha sfruttato sia l'ampiezza, guardate Castro, guardate Barrientos che poi entrerà, questa sarà una buona occasione anche per Barrientos, ma guardate soprattutto come Berghessio si tira via l'uomo, in questo caso il centrale di difesa, e guardate com'è bravo Plasil a stare proprio lì nella linea, nella zona di mezzo, per cercare di sfruttare il cross che però poi arriverà invece nella zona di Barrientos. Taxidis, guardate qui, perché il Chievo ha concesso molto per vie centrali, il 54% degli attacchi del Catania è avvenuto per vie centrali, e Taxidis spesso palla al piede ha fatto questa azione personale, e questo dovrebbe farlo anche di più, perché ha gamba e perché riesce a scombinare un po' quelli che sono le competenze anche del centrocampo del Chievo, che lasciava molto spazio ancora a Plasil tra le linee, perché questa è stata una zona dove sia Rigoni che Radovanovic non sono riusciti mai a chiudere, e c'erano sempre corridoi di passaggio, e questo è quello dove nasce anche il gol, perché Barrientos si abbassa, sventaglia bene lungo, dove è bravissimo in quel caso, guardate Berghessio a venire incontro, a prendersi la palla, però guardate già come parte Plasil, perché capisce cosa vuole Berghessio, perché si abbassa con la palla, si tira via il centrale di difesa per Plasil, che poi prenderà palla e indisturbato andrà a calciare in maniera perfetta un colpo da biliardo. Questa è stata un po' la chiave di volta della gara anche in fase di centrale, guardate ancora qua Plasil dove Castro crossa. E ancora qui si sviluppa in ampiezza e soprattutto affrontando i corridoi di passaggio da parte di Plasil, dove ancora senza palla si inserisce nel migliore dei modi.